Benvenuti a tutti, buona giornata. Oggi è mercoledì 15 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Progetti rosei da mettere in pista entro sera. Tra i vostri progetti più rosei il lavoro non ha voce in capitolo, forse perché con il sole rassicurante e da ieri anche Marte volitivo in sesta casa, le cose girano già benone così. In realtà qualche magagna imperversa anche sul vostro cielo professionale, con un capo pretenzioso che mal digerisce i vostri tempi lunghi, sopportandoli solo in cambio della vostra inimitabile creatività. Perciò stasera non vedete l'ora di chiudere baracca e burattini per dedicarvi interamente all'amato bene, che già al telefono vi lancia inviti e segnali malandrini. Se il cielo oggi è terso e in inverno capita spesso, già a metà pomeriggio, quando il sole prende a calare e avete la fortuna di vedere il tramonto dalla finestra, i bi e i colori vi riempiono il cuore di speranza e meraviglia, riportandovi a quello che eravate qualche decennio fa, il fanciullino pascoliano, ancora capace di stupirsi e innamorarsi della bellezza delle piccole cose, proprio quelle di ogni giorno, che molti non notano nemmeno più. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. A volte non riuscite a vedere oltre il vostro naso ed è per questo che riuscite sempre a ficcarvi in situazioni difficili e complicate. Potreste pensare anche di pensare positivamente e di guardare ben oltre il vostro orizzonte. Lasciate che il vento dei sentimenti accarezzi il vostro cuore assecondando i suoi desideri più profondi e remoti. Tuttavia non eccedete lasciandovi andare. In tarda serata potrebbe essere particolarmente pericoloso. I nati di lunedì oggi potrebbero ricevere una multa o una bolletta esosta da pagare, portate pazienza. Saturno vi sta tirando brutti scherzi. Oggi Venere vi chiede di essere umili e di sacrificare parte del vostro orgoglio se volete restare in sella al vostro amore. I troppi difetti che riscontrate negli altri. Potrebbero essere anche i vostri riflessi negli altri. Non cercate altrove quello che avete a portata di mano, coraggio, in fondo i problemi si possono risolvere e avete le soluzioni a portata di mano. Se avete deciso di mettervi in proprio oggi è giunto finalmente il momento di pensarci seriamente. Non date ascolto alle Cassandre che gufano contro e mettete in gioco tutte le vostre energie. Cambiamenti d'umore, di idee, di piani. Situazioni piacevoli in casa. Possibilità di spostamenti, raduni con parenti stretti, comunicazioni di ogni tipo. Non affrettare le cose perché potreste pentirti di scelte che potevano essere rimandate. Collaboratori ti contraddiranno. Discussioni. Casa e famiglia cattureranno la tua attenzione. Affetto dai parenti. Non siate gelosi degli altri amici o dei colleghi di lavoro del vostro partner, finirete per allontanarlo o per litigare. Tenete a freno la lingua in campo sentimentale, potreste dire cose che non pensate veramente. Non è mai conveniente mischiare il lavoro con la vita privata. Stanche e affannate, affronterete il lavoro e la vita di relazione partecipando al minimo, cosa che le vostre scarse risorse vi permettono. Il pianeta nume tutelare del vostro segno, la Luna, transita in buon aspetto per il vostro segno. Un umore eccellente vi accompagna per tutta la giornata, permettendovi di risolvere questioni ingarbugliate piccole e grandi, che in altri momenti vi avrebbero fatto andare in tilt. I punti che dovete tenere sotto controllo e corrispondenti al segno del Cancro sono l'apparato gastrico di solito sotto stress a causa delle pressioni emotive cui vi sottoponete. Altri punti, il petto, l'alto ventre, il seno per le donne. In amore potete ripartire alla grande, anche se la situazione è un po' conflittuale e tesa. Capitolo lavoro, evitate di fare troppe cose insieme. Un passo alla volta. Rischiate altrimenti di agire distinto e commettere errori a cui non sarà facile rimediare. Sarà necessario fare una scelta importante per ottenere un quadro più chiaro delle cose. Che si tratti di due persone o di due stili di vita differenti, è necessario mantenere il sangue freddo, al fine di mantenere sotto controllo i vostri dubbi.
ci sono ancora delle difficoltà, che dovete affrontare con la giusta prospettiva, cercando di essere il più possibile fedeli a voi stessi e anche agli obiettivi che vi siete prefissi. Non potete cambiare idea all'ultimo momento, solo perché qualcuno ve lo ha suggerito. Lo smarrimento è una sensazione normale, quando c'è tensione, ma bisogna mantenere fede ai propositi, se si vuole raggiungere la vetta ed essere coerenti con tutto quello che si è portato avanti fino ad ora. Dove non arrivate voi, con la luna amichevole in sestile e Nettuno in trigono, provvede il partner, ispirato da Mercurio appena arrivato in Capricorno, molto controllato ma presente, anche quando voi siete musoni e svagati. Amore ed Eros. Due punti coccolati da chi vi vuol bene e circondati da amici affettuosi, trovate buoni punti di riferimento fuori di voi stessi. Solo i pupi vi danno qualche grattacapo, a colloquio con gli insegnanti emergono magagne scolastiche che vi lasciano spiazzati. In coppia avrete qualche riluttanza ad aprirvi, continuando così però, non sarete onesti con chi vi sta vicino. Bene per i single in cerca di una nuova compagnia. Sorprese all'orizzonte. Ottima fase per i sentimenti, dato che Luna e Nettuno, i pianeti dello slancio emozionale e della partecipazione umana alle gioie dell'esistenza, sono in felicissimo aspetto per il vostro segno. In particolare vi fa gioco la capacità di adattarvi alle esigenze del partner, esclusivo dono del pianeta della flessibilità, Nettuno, specie se appartenete alla terza decade. Lavoro e denaro? Due punti sereni in equipe, con gli altri siete tolleranti e generosi di esperienze e consigli. L'ultimo pensiero è scendere in competizione, a meno che non siano gli altri a dichiararvi guerra. Causa legale farraginosa. Qualcosa comincia a migliorare, ma la strada è ancora lunga. La determinatezza vi rende dei lavori più che validi. La vostra professionalità vi concede di essere apprezzati dalle persone con cui lavorate. Eseguite gli ordini che vi vengono dati con puntualità. Arrivano i frutti di un lento ma impegnativo lavoro che è avvenuto nei mesi precedenti. Diversi corpi celesti si alleano per darvi risultati straordinari. In particolare Urano nell'amico segno del Toro e se siete nati nella seconda decade, anche in termini di apprezzamento da parte dei capi. Però, va aggiunto, che questi saranno risultati che toccheranno anche l'ambito economico. Benessere. Due punti se gli altri sono pessimisti il discorso prima o poi si avvia al colore grigio fumo, trascinandoci anche voi. Per volare alto avete bisogno di persone allegre e ottimiste, sempre incoraggianti. Anche le tinte dovranno tendere a questa direzione, sia rosa, all'arancione e all'albicocca, che danno carica senza rendere aggressivi. A volte per STSR bene con se stessi basta un cambio di look o una piccola coccola. Avete in questi giorni un aspetto sbarazzino ed intrigante, spigliato ed anche sensuale. Avanti così. Per lei, all'amica del cuore raccontate le malefatte del vostro lui. In cerca di comprensione e condivisione. Mal comune, mezzo gaudio. Per lui, con gli amici sognate imprese ardite fuori pista, lasciando le ragazze allo chalet a sorseggiare cioccolata. Tornate coi piedi per terra, domani è mercoledì e avete ancora parecchio da sgobbare. Colore delle emozioni, verde pallido. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.